Ecco, vieni, tu per ultimo dovresti andare là in fondo e a seguire tutti gli altri. Questo è l'ultimo sketch, là in fondo. Per ultimo, in fondo, vicino alla porta d'uscita. Sì. Poi tu Paolo. Ma ho anche un mantello io. Non me ne ero accorto. Sì, sei un vero supereroe. Allora posso vedere qui. In fila uno accanto all'altro, leggermente più spostati da questa parte, dovrete entrare lì. È un atto psicomane, la paura del ridicolo proprio. Questo è l'ultimo sketch, vi ricordo che questa è una gara che loro stanno interpretando in qualche modo per noi, questa è una gara sull'arte del bluff e adesso entreranno tutti insieme da questa porta e assisteremo al loro ultimo grande bluff. Spostatevi un po' più in fondo, non dovete vedere il sipario che si apre. Apriamo il sipario e adesso tu Caterina per prima apri la porta. Grazie al cielo siete qui. Apri. Accomodatevi. Posso? Signori, prendete posto. Posso andare? Prego, prego, accomodatevi, prendete. Salve. Posto signori. Sì, grazie. Bene signori, dichiariamo aperta la nostra riunione con la nostra mossa, al mio tre. Siete pronti? Uno, due, tre. Yeah! Bene. Che cosa hai fatto, Paolo? Non lo so. Come al solito, prima di cominciare, diciamo a turno i nostri nomi ed elenchiamo i nostri superpoteri. Prego. Capitan Marconi. Ho il potere di Gigi D'Alessio. Pupo. E per non finire, se questo non fosse esaustivo, Laura Pausini. Bene, capitano. Il potere stordente. Io sono Detersivus. Qual è il tuo superpotere, Detersivus? Pulisco tutto, soprattutto i capi delicati. Bene. Capuchon de la mapim de la mapon, ho il potere di scrivere tutto quello è e soprattutto di fare domande. Va bene, Capuchon. Calculus. Calcus. Quali sono i tuoi Calculus. 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 Quali sono i tuoi superpoteri? Calculus. Sono i calculi. Doppio clic. Asterizzo, scarico, serie, televisive, di fuori legge. Bene, chiocciolino. Capitan Marconi, hai un'idea del perché di questa riunione? Non ne ho la più pallida idea, ho sentito qualcosa per radio, ma sono fuori sintonia. Ah, certo. Forse Detersivus ha un'idea. Nel quartier generale non prende. Io ho sentito qualcosa, ho inteso qualcosa, poi è partita la centrifuga, non si è sentito più un cazzo. Bene signori, allora ve lo dico io. Circa un'ora fa la nostra navicella spaziale ha intercettato questo. Lo riconosci, Capuchon? Io faccio solo domande, non ho il potere di rispondere, c'ho il punto interrogativo, d'altro canto l'esclamazione è da lui. Beh, ve lo dico io, è un meteorite, si sta dirigendo sul nostro pianeta e si schianterà esattamente tra 3 ore e 23 minuti. Calculus! Sembra una cosa brutta quella! È una cosa brutta, quanto fa in tempo spaziale 3 ore e 23 minuti? 2. 2. Cucciolina. Tu sei un'esperta di astrofisica telematica, che differenza c'è tra un meteorite e una cometa? Sì! Posso! Quale delle due? Quale delle due? Una è molto grossa, l'altra è molto piccola! Non capito. Capitan Marconi, come possiamo usare i tuoi superpoteri per distruggere questo meteorite? Beh, guarda, ti assicuro che in 3 ore di Pausini, e forse ci metterei anche un po' di Gigi D'Alessio, quel meteorite lo distruggerò. Bene, Capitan Marconi. O perlomeno distruggerò le palle. Detersivus, se questo approccio dovesse fallire, tu hai un'idea per spostare il nostro pianeta dalla traiettoria di questo meteorite?
Io gli faccio fa. Prima il programma, quello lotto, solo lana. Poi scarico l'acqua e faccio centrifuga delicata. Se poi non dovesse bastare, gli do un'ammazzata in testa. Salve, miei insulsi amici! Conosciamo questa voce che arriva da lontano? Sì. Boia! Di chi si tratta, chiocciolina? Di... Oh, quanto è... Scusa, sto parlando come lei! Quanto è lui, il nostro acerrimo nemico intergalattico! Acerrimus! Conosciuto anche come Calculus... Bruttissimus! È bello rivedervi! Per noi no! Capitan Marconi, tu hai già avuto a che fare con lui. Sì, che una cosa volta, ci puoi dire? Nell'altopiano del Messico. Ah no, era sull'altopiano di Marte. Mi puzza molto, ma molto molto l'alto. Ma tanto. Qual è il suo punto debole, ragazzi? La fiatella. Non dirmi che ci sei tu dietro questo meteorito. Sì, tra qualche ora il vostro insulso pianeta verrà distrutto. Capitan Marconi, come possiamo fare? Ti annienterò. Io so, io conosco il tuo punto debole. So che tu non sopporti su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi nemmeno una nuvola. Su, dai ragazzi, concentriamo i nostri poteri. Porto lontano i campi di grano che crescono dentro di te. Bene ragazzi, grazie a te, lo sei qui. Ma adesso noi chiudiamo il sipario di questo nostro teatro mobile e chiediamo di arretrare.